Il coro di Seven Sun è lieto di presentare al gentile pubblico e ai maestri della giuria un programma che anche quest'anno spazia dalla polifonia antica a quella contemporanea. Dopo l'approccio degli anni precedenti alla musica inglese di Thomas Tallis, oggi cominciamo con un brano di Giovanni Pierluigi da Palestrina, celebre compositore italiano tra i più importanti del Rinascimento europeo. Rispetto alla tradizione franco-fiamminga, qui la scrittura acquista una levigatezza e una trasparenza che valorizzano le qualità e gli equilibri timbrico-fonici del complesso vocale e puntano a una semplificazione che favorisca la chiarezza e il rilievo della declamazione del testo. Questa breve composizione che vi presentiamo rappresenta una piccola gemma, pura, delicata e di raffinata fattura compositiva. A voi di Giovanni Pierluigi da Palestrina, adoramus. Composta da Francis Poulenc nel 1948, in risposta all'invito rivoltogli da un nipote, frate Jérôme, per conto del coro del convento francescano di Chanfleury, donano a chi le canta e chi le ascolta una profonda seduzione dovuta all'amabilità sonora che esse emanano. Questa piacevolezza è data da una raffinata miscela di cliché stilistici antichi e moderni. I calchi di motivi gregoriani, le chiusure sulle quinte vuote, le articolazioni ritmiche subordinate alla parola, richiamano le sobrie e austere prassi dell'antica polifonia sacra. Ma accanto al misticismo delle atmosfere antiche, spuntano i segni della modernità e la magia di seduzioni sonore secolari. È come se la natura spirituale e quella mondana del discorso musicale si fondessero in un unico livello. A voi, dalle case benedite prière di Saint-François d'Assise, Seigneur, je vous en prie, ô maître cher frère.
fecer vreme, emes amfam veni, pur tutte l'eternite, ecute moi, ecute la voix de votre Père. Questo brano, scritto nel testo del Lux Aeterna, è stato composto per enfatizzare la solenne ed intensa profondità di questo testo sacro. Questo testo mi ha commosso profondamente il giorno in cui ho provato personalmente la speranza che la luce divina splenda eternamente su coloro che amiamo e che si addormentano nelle braccia di Dio prima di noi. Lo dedico alla mia nonna Margaret. Possa la luce eterna di Dio splendere su di lei per sempre. Di Brian Schmidt, un brano intenso, mistico e al contempo affettuoso. A voi, Lux Aeterna. Thank you.
Il nostro maestro Corrado Margutti ha scritto per noi un brano gioioso e brillante. Sono tanti i brani scritti e armonizzati da lui in questi anni per il coro Senza, ma questo ha due caratteristiche particolari. È il primo brano di polifonia sacra che scrive per noi ed è anche la sua composizione numero 100. E siamo orgogliosi di cantarla in prima esecuzione questa sera da qui. Il brano, oltre a essere l'opera 100, mette anche in musica una frase tratta dal Salmo 100. Alleluia, acclamate il Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia. La parte centrale del brano, più pacata e riflessiva, mette in musica i versetti numero 18 e numero 3 del Salmo 72. Sia benedetto il Signore Dio di Israele, il solo che compie cose mirabili in eterno. I monti ricevono la pace per il tuo popolo e i colli la giustizia. Con questo brano il coro Senza si congeda da voi e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei cori che seguiranno. A voi di Corrado Margutti, jubilate Deo. Servite Domino in letizia, servite.
Alleluia, alleluia, alleluia.